Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Questa giornata ci troviamo per questa festa di San Giacomo, la festa di questa chiesetta che resta per noi un punto di riferimento, di passaggio per tutti i giorni, per una breve sosta, una preghiera. Allora insieme vogliamo qui celebrare questa Eucaristia per rendere grazie al Signore per la nostra fede, per tutte le persone che ci aiutano a mantenerla viva. Per prepararci all'incontro con Lui chiediamo però perdono per tutti i nostri peccati. Tu che ti sei fatto uomo per salvarci, Kyrie eleison. Tu che sei morto in croce per tutti gli uomini, Kyrie eleison. Ci hai riaperto la via del cielo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Tanto tempo fa si ricorda cosa veniva il giorno di San Giacomo in questa piazzetta? Facevano la messa e poi c'era l'orchestra, suonava, che mi ricordo la banda di Saronno, facevano dei bei concerti, opere liriche, proprio bellissimo, che io venivo con mio marito che non stava bene, aprivo lo sgabello, lui si sedeva tranquillo e c'era sempre tanta gente. È un peccato che adesso non facciano più niente di queste cose.
perché insomma siamo diventati anziani e sarebbe bello che facessero qualcosa per attirare un po' gli anziani fuori la sera. Invece vedo che gli anziani non ci tengono da parte, dobbiamo stare in casa da soli, soletti. Comunque sarebbe bello, bellissimo, se ritornassero un po' queste cose che erano fantastiche, piccole cose, però cioè, era gioioso vedere questa. La musica poi che a me è sempre piaciuta, speriamo che riprendano a fare. Certo, i giovani di adesso queste cose non le interessano, loro hanno in mano i cellulari.